Amici di Corse di Moto TV, primizia, primizia assoluta qui dalla Racing Night del Civ, Racing Night, c'è il sole, sì, beh, comunque è il weekend della Racing Night, non esageriamo. Roberto Pattoni, ciao. Ciao a tutti. Perché gli occhi più attenti, più acuti avranno già notato, Pattoni, moto verde, sì. È una storia nuova, è una storia di famiglia ancora, come è nata la Patton. Adesso nasce questa avventura qua, che è nata qualche anno fa, perché abbiamo fatto una moto 4, abbiamo partecipato al MES e abbiamo fatto bene, abbiamo fatto una premoto 3, purtroppo quando l'abbiamo finita hanno tolto la categoria, e allora invece di mollare abbiamo fatto la moto 3. E c'è mio figlio, c'è Mario Zebri che mi aiuta, un gruppo di ragazzi volenterosi, e c'era la mia voglia di ritornare a far qualcosa, insomma. Ecco. La voglia di tornare a far qualcosa ha preso corpo in questa moto 3, Moto P è il nome, lo vedete il colore, adesso io scherzavo all'inizio, però il colore è il classico che insomma ha caratterizzato un po' le moto che avete creato con la vostra famiglia. Mi dici un po' di specifiche tecniche di questa moto 3, quanto tempo ci avete messo a crearla, chi la sta pilotando e qual è il futuro che potete, diciamo, prevedere per una moto del genere qui al CIV? Allora, devi far conto che questa è la prima gara che fa questa moto qua, ha fatto un paio di test a Cremona e ci siamo buttati nella mischia per vedere a che livello siamo. Progetto in realtà in 6 mesi l'abbiamo messa insieme, le sue caratteristiche sono particolari, nel senso che la ciclistica è composta da una parte posteriore che è fatta in lega d'alluminio, che si innesta a un telaio fatto in tubi d'acciaio. E niente, per il resto sono geometrie di serie di queste motociclette qua. Il motore è la Yamaha 450, quindi non puoi fare niente di più. Abbiamo lavorato un po' sull'airbox, abbiamo lavorato sul disegno di massima della moto. Adesso stiamo facendo questa gara con Simone Serinaldi, che sai, quando inizia la stagione purtroppo tutti sono impegnati. Simone si è dimostrato sia all'altezza che disponibile, siamo contenti, stiamo cominciando, non abbiamo per ora velleità importanti, sarà magari il 25 di cercare di fare qualcosa di più interessante, però l'obiettivo è quello non di fare un team, perché sono due mestieri diversi, o fai il costruttore o fai il team. Quindi noi vogliamo fare i costruttori, e se qualcuno poi sarà interessato, se la moto dimostra di essere competitiva, siamo ben felici di fornirgli sia la ciclistica che tutto il resto. Insomma. È il momento quindi di macinare chilometri, devo dire un po' sfortunati, perché la prima gara a cui ha partecipato questa moto P con Serinaldi, lo sapete, è andato in scena sul bagnato, quindi... A noi ci è andata bene, perché abbiamo fatto il sesto ieri, quindi... Sesto, grande prestazione, però diciamo che macinare chilometri e cominciare a fare, no, un po' di modifico, comunque prendere giù dati ci vorrebbe un po' d'asciutto. Detto questo... Sì, ma difatti anche oggi che in gara faremo delle prove, può darsi che la azzecchiamo, può darsi che no, però stiamo usando la gara per provare. È giusto, si devono fare chilometri, c'è la gara e si sfrutta quella. È una storia romantica comunque, perché voglio dire adesso, no? Prima tuo padre, poi tu, mi dicevi c'è tuo figlio implicato mani e piedi, quindi si tramanda, no? È bella questa cosa. No, lascia stare il nome Patton, Moto P o cosa, è una storia di famiglia, e quello è quello che piace a me, voglio dire. In più c'è gente vicino che mi vuol bene, che mi aiuta, quindi finché c'è quello spirito, per me la storia della mia famiglia continua, ecco. E quindi va bene così. È bellissimo, perché davvero tutti gli appassionati possono fruire ancora oggi nel 2024 comunque del marchio Pattoni, che adesso è Moto P, però ancora presente nel paddock, che io credo che a te e poi a tuo figlio faccia molto piacere, no? Sentire il calore degli appassionati. Sì. Non dimenticate comunque che col marchio Pattoni sta andando avanti e sta ottenendo dei risultati incredibili, perché io sono ancora il primo tifoso della storia. E all'Isola di Man hanno ultimamente fatto cose incredibili, quindi sono comunque ancora orgoglioso di quello che è stato fatto. È vero, perché c'è anche questo aspetto, è vero che il marchio è stato seduto, però ecco, mi chiedevo, tu con che spirito guardi le moto, che alla fine sì, vabbè, abbiamo veduto il marchio, però dai, dentro rimane. Assolutamente sì,
assolutamente sì. Vedere Dunlop che vince e che fa medie di quel livello lì e sapere che è un progetto che ho iniziato anch'io, sono orgoglioso, sono sempre comunque orgoglioso. Bellissimo. E spero che chi ha in mano questa storia qua ne abbia rispetto e ne abbia soddisfazione, insomma, ecco. Un bel appello. Dove ci vediamo, Roberto, con la MotoP? A Mugello per il penultimo round del CIV, giusto? Sì, fammi andare a casa a ragionare, poi vediamo, sì. Perché è un po' impegnativo, però cominciamo a vedere come va oggi e quello che dobbiamo fare, se funziona, siamo sulla strada giusta. Ti ripeto, il 24 per noi è un anno di prove, ci piacerebbe tanto finire il campionato, ecco, vediamo un po'. Allora, in bocca al lupo e grazie di esserci. Anche a te, grazie, buona giornata a tutti.